Nel settore occidentale dell'arcipelago delle Canarie c'è un'isola meravigliosa e sorprendentemente poco conosciuta. È un piccolo continente con una varietà incredibile di ambienti naturali e di microclimi locali. È La Palma. Dal livello del mare, ai 2500 metri di rocca de los Muchachos, La Palma regala montagne maestose, i cieli stellati migliori di tutto l'emisfero boreale, una natura che può essere tremendamente aspra per chi cerca luoghi impervi ed estremi, ma che sa anche essere accogliente per chi vuole perdersi nella contemplazione di grandi spazi, di ariose foreste e di una costa movimentata e punteggiata di villaggi colorati. La Palma è il paradiso degli escursionisti e degli appassionati di scienze naturali. Con una fitta rete di percorsi a tutte le quote, offre mille opportunità a chi è interessato alla geologia, alla vulcanologia, all'astronomia, alla botanica e alla biologia marina. Come altre isole delle Canarie, anche La Palma ha un cuore caldo e attivo. Il vulcano Cumbre Vieja ha rimodellato parte del settore occidentale dell'isola nel 2021, lasciando nuovi coni vulcanici e meravigliose formazioni rocciose tutte da esplorare. Intanto lungo la strada di Rocche de los Muchachos abbiamo altre formazioni rocciose bellissime, come per esempio, di nuovo, queste piroclastiti. Non è facile vedere queste rocce di questo colore, che è dato dall'ossidazione di alcuni minerali contenuti nella massa di fondo della roccia. Questo colore ocraceo è molto particolare. Si ritrova per esempio in Islanda, nelle ialoclastiti, ma qui siamo in un ambiente completamente diverso, perché siamo di migliaia di chilometri più a sud. Si presume che qui non ci siano stati ghiacciai al momento della formazione di queste rocce, che assomigliano molto alle ialoclastiti islandesi. Sulla cima più elevata dell'isola sorgono i più importanti osservatori astronomici europei. Sfruttano il cielo limpido e scuro che a La Palma è disponibile in media per 300 notti all'anno. Le nuvole infatti si fermano normalmente ad un'altitudine compresa tra 800 e 1200 metri. Questa condizione è particolarmente favorevole per chi, come noi, intende fare escursioni anche nei settori di quota più elevata, in modo da non perdersi fantastiche vedute sulle altre isole dell'arcipelago, come Tenerife, Hierro e Gomera. Durante il nostro viaggio alla Palma sono molte le circostanze in cui abbiamo a che fare con le stelle. Un'astronoma ci guida all'osservatorio di Rocche de los Muchachos per incontrare, per esempio, il telescopio nazionale Galileo, il più grande telescopio italiano. O ancora il Gran Tecan, che è questo, il più grande telescopio ottico infrarosso al mondo. Un geologo e una biologa marina ci accompagnano alla scoperta delle altre meraviglie del patrimonio naturale dell'isola, sopra e sotto il livello del mare.